Buongiorno qui dalla Sfilata delle Meraviglie. Adesso inizieremo a percorrere la camminata insieme ai bambini e vediamo un po' se per strada riusciamo a strappare qualche intervista. Andiamo. Stiamo qui con l'insegnante dell'Istituto Comprensivo Giordano De Santis. Quali sono le sue prime impressioni sulla sfilata? I bambini? C'è una grande fibrillazione, una grande eccitazione, segno di un desiderio profondo di partecipare alla 64esima sfilata delle Meraviglie. È una gioia grande per tutti essere qui insieme, tutti in campo, tutti in gioco per questa grande festa. Per fortuna è la prima volta dopo tanti anni che non piove alla sfilata delle Carnevali. Noi siamo sempre fiduciosi, siamo sempre fiduciosi perché il sole illumina questi bei colori, questi costumi e il cuore di tutti. Godiamoci questo giorno di festa. Siamo qui con un genitore della Giordano De Santis, un bambino. Quali sono le vostre prime impressioni? C'è molta voglia di fare questa sfilata. Quali sono le vostre impressioni? Certo, sarà sicuramente una bellissima sfilata, tanto comunque il sorriso dei nostri bambini ripagherà tutto quello che abbiamo fatto. C'è un po' di tensione? Un po' sì. Secondo lei chi vincerà? Chi vincerà secondo lei? I bambini vincono. Vincono sempre i bambini. Allora, buongiorno da Stato Quotidiano, siamo qui con le principesse del carnevale. Quali sono le vostre impressioni su questo carnevale? Divertente, no, è stupendo sinceramente. Facciamo così, un aggettivo ciascuno. Divertente. Bellissimo, colorato, favoloso. Ringraziamo le principesse, buona giornata. Un insegnante dell'Istituto Croce. Adesso quali sono le vostre impressioni? C'è tensione? C'è agitazione? No, assolutamente, anzi è bello, c'è un'atmosfera bella, sono tutti felici i bambini, un po' scomodi vestiti ma ce la faremo. Qualche malattia dell'ultima ora? No, assolutamente. Per fortuna, diceva agli altri che è la prima volta che nel carnevale, quando sfilano i bambini, non piove finalmente. Infatti, no, è una bellissima giornata. Genitore? La sarta. La sarta? Come vanno i vestiti? Cosa ne pensa? Strada a strada? Non penso, qualcuno rimarrà fermo, qualcuno si romperà. Lei è qui per i ritocchi, quindi. Infatti, vedi, sto tagli e cuci. Uno dei genitori dell'Istituto Croce è soprannominato l'uomo del trapano. Come mai questo soprannome? Perché abbiamo fatto, vedi, tutti gli intrecci. Allora, ho visto dei genitori che facevano ci voleva molto tempo. Mi è venuto questa idea. Questa idea geniale di utilizzare il trapano. Abbiamo fatto oltre a 1500 risvoltini. Fare a mano ci voleva molto tempo. Certo. Quindi grazie alla sua idea si è molto velocizzato tutto l'iter. Abbiamo fatto un bel lavoro. No, ma si vede, infatti, complimenti. Quali sono le vostre impressioni sulla giornata di oggi? Un po' di tensione? Quella è la prima cosa. Che si romperanno, no. Un po' di agitazione qui. Quella è la prima cosa. È un aggettivo per descrivere questa giornata? Questa è una giornata per i bimbi, una giornata di festa. Non hanno dormito la notte con l'ansia. Con l'ansia di venire. Bravo. L'importante è che si divertano. Va bene, grazie. Noi siamo contenti anche per loro. Va bene, grazie. Un insegnante e con un genitore dell'Istituto Comprensivo Don Milani 1, San Lorenzo Maiorano. Quali sono le vostre impressioni sulla sfilata di oggi? È una bellissima giornata, è una giornata piena di colori. La gioia, Manfredonia e Carnevale. C'è un po' di agitazione, di tensione nell'aria? Sempre, sempre, però c'è molta gioia. Qualche malattia dell'ultima ora? No, penso di no. Per fortuna. Informissima. Un po' di agitazione. Ecco un genitore, quali sono le vostre impressioni da genitore? Io sono un insegnante. Quindi genitore e insegnante, ok. Quindi da insegnante quali sono le vostre impressioni? È sempre un momento magico. Noi ogni anno diciamo è l'ultimo anno che facciamo il carnevale e poi puntualmente ogni anno facciamo il carnevale perché è un momento... Noi di Manfredonia ce l'abbiamo nel sangue. Bravo, nel nostro DNA ed è una cosa...
È emozionante, è qualcosa di, che non si può descrivere, e coinvolgiamo i bambini. Un aggettivo per descrivere la giornata di oggi? Un aggettivo per descrivere, magnifico. Con il direttore del gruppo Assurd Batucada, nonché direttore del gruppo Doemi, quali sono le vostre impressioni su questa sfilata? Ci sarà da lavorare parecchio oggi, c'è molto di... molta allegria. Un aggettivo per descrivere la giornata di oggi? È semplicemente stupenda. Ragazzi, per voi il carnevale cos'è? Divertimento! Non ho sentito, più forte! Divertimento! Con un genitore della San Giovanni Bosco, quali sono le vostre impressioni sulla sfilata di oggi? Allora, è una giornata bellissima, il sole ci sta graziando, speriamo di arrivare fino alla fine, la sfilata è tutta colorata, è la sfilata delle meraviglie, perché i nostri figli, i nostri bambini sono meravigliosi. Ringraziamo le mamme, gli insegnanti per la collaborazione, per l'inventiva di questi bellissimi vestiti. Grazie a voi. Un aggettivo per descrivere la giornata? È meravigliosa. Genitore della San Giovanni Bosco, quali sono le vostre impressioni sulla giornata di oggi? Beh, il carnevale è senz'altro sentito qui a Manfredonia. Noi siamo sempre felici di accompagnare i nostri bambini. C'è un po' di tensione? Assolutamente no, perché il carnevale è gioco, è divertimento, è tanto lavoro. La prima volta che durante le sfilate delle meraviglie non vedo neanche una nuvola. No, sinceramente c'è sempre il sole, perché il sole bacia i belli. Con un genitore della San Giovanni Bosco, quali sono le vostre impressioni sulla giornata di oggi? Penso che sia una bellissima giornata, il tempo ci accompagna e i bambini sono carichi, bella esperienza. Un aggettivo per descrivere la giornata di oggi? Esplosiva. Qui con le ragazze della Però Torsini, quali sono le vostre impressioni sulla giornata di oggi? Fortunatamente è bel tempo. Tutto bene. Dai, un aggettivo ciascuno per descrivere questa giornata. Indescrivibile. Divertentissimo. Speciale. Meravigliosa. Stanno iniziando a finire lì gli aggettivi. Magica. Stupenda. Bellissima. Siamo qui con i ragazzi della Però Torsini. Ragazzi, per voi il carnevale che cos'è? Divertimento! Siamo qui con uno dei genitori della Però Torsini. Non sono il genitore. Ah, la zia. Come tu ben sai, il genitore è un altro. E le impressioni sulla giornata di oggi? Già che sei la mia nipote, bellissimo. Adesso vediamo un po' cosa ne penserà il pubblico di questa sfilata. Andiamo un po' a chiedere in giro che cosa ne pensano. Facciamo la prima domanda al pubblico che sta seguendo la sfilata. Che cosa ne pensate? Sono belli i gruppi? Sì, sì, i gruppi per i bambini sono ben organizzati. Infatti si vedono colori ben precisi, il tipo di lavorazione del carnevale manfredoniano, anche perché i bambini si vedono che con la collaborazione dei docenti e delle scuole e l'opera e l'arte in cui hanno lavorato in questi ultimi giorni si è veramente realizzato ed esistente al vero proprio carnevale di Manfredonia. Voi siete di Manfredonia o siete venuti da fuori per vedere? Io sono di Manfredonia, di Manfredoniano. Siamo locali. Certo, ci sono i nostri figli che stanno sfilando con la Però Torsini. Sono le nostre maestre, i nostri figli e i nostri soldi. Siamo i supporter dei nostri figli. Comunque penso che sia un carnevale bellissimo. Infatti un aggettivo per descrivere questo carnevale? Stellare. Marino. Eccellente. Qui con la vicaria dell'Istituto Orsini, qua Orsini, quali sono le vostre prime impressioni sulla sfilata di oggi? Penso come sempre questa sfilata emoziona tutti i manfredoniani e anche i nostri ragazzini la sentono come nell'aria e come vede anche quest'anno la partecipazione è stata enorme, abbiamo portato quasi 200 ragazzi e il contributo delle mamme, che ringrazierò sempre all'infinito, è stato enorme, perché il lavoro di Certosino
come vede, abiti dipinti a mano, qualsiasi dettaglio è stato curato nei minimi particolari, non si sarebbe mai potuto realizzare senza il contributo delle nostre splendide mamme. Viva le donne, direi, per l'ennesima volta. Donna ti colora, tanta gioia, tanta allegria. È un aggettivo per descrivere la giornata di oggi? Festosa. Meraviglioso. Qui con un gruppo di spontanei del carnevale vediamo tutta la loro felicità. Allora, rappresentiamo Mace e Osso, giusto per tenere su l'animo e lo spirito dei bambini. Bravo. Lui è l'osso. No, io sono il lupo. Io sono il lupo. Io sono l'orso. Orso. Orso. Orsa. Orsa. Ah, scusa. E le vostre impressioni su questa sfilata quali sono? Ci divertiremo. Sicuramente sì, anche per la bella giornata, almeno i bambini avranno modo di sfogarsi. Un aggettivo per descriverla? Stupendo. Stupendo. Meravigliosa, meravigliosa. Quali sono le vostre impressioni prima di fare lo spettacolo? Ci stiamo divertendo tantissimo, i bambini sono entusiasti, noi veniamo da Zapponeta e rappresentiamo la raccolta differenziata per fare capire ai bambini l'importanza di quello che stiamo vivendo e in questo periodo, e i bambini l'hanno preso in questa maniera, potete guardare voi. Sì, sì, sono tutti vestiti fatti artigianalmente con i materiali riciclabili, in modo che le mamme non hanno speso un costo esagerato, e da dare spazio a tutti i bambini per partecipare a questo carnevale. Il nome del vostro gruppo? Istituto Comprensivo Zapponeta San Giovanni Bosco. Grazie a Manfredonia, grazie agli sponsor che ci hanno sostenuto, alle mamme che ci hanno creduto e alle insegnanti che hanno dedicato il tempo ai bambini. E grazie a tutti. Un aggettivo per descrivere questa giornata? Un aggettivo. Speciale. Spettacolare. Amici di Zapponeta. Le prime impressioni? È stato bellissimo perché io ho 37 anni, ho sempre fatto carnevale, però quest'anno c'è stata collaborazione da parte di tutte le maestre. Abbiamo fatto laboratorio e i vestiti sono stati fatti realizzati a mano da tutte le mamme. Un po' di tensione prima del grande spettacolo in piazza? No, ci siamo abituati, noi non c'è tensione, divertimento e basta. Con l'insegnante della scuola My Dance, vero? Esatto. Gruppo che si è presentato a carnevale, quali sono le vostre prime impressioni? Allora, l'impressione di un carnevale finalmente nuovo e rinato qui a Manfredonia, con una grande partecipazione da parte delle scuole, mamme e insegnanti, almeno per questa sfilata che è dedicata soprattutto ai bambini più piccoli. Un po' di agitazione prima del grande... Beh sì, è normale, e oggi è un po' come una prova generale per noi, perché poi domenica ci siamo per la grande parata e l'agitazione c'è sempre per l'arrivo in piazza Marconi. Un aggettivo per descrivere questa giornata? Unica e indimenticabile soprattutto. Qui con il maestro della banda della città di Manfredonia, quali sono le vostre prime impressioni su questa sfilata? Bella, perché sono tanti piccoli, tante scuole elementari, infanzia, scuole medie, quindi è una cosa grande. Abbiamo ripreso di nuovo la tradizione, la sfilata delle meraviglie, alla grande. Un po' di ansia prima del grande momento in piazza. Sì, perché stiamo aspettando l'ok per partire e aprire ufficialmente la festa. Un aggettivo per descrivere la giornata di oggi? Bellissima, meno male. Bellissima. Pubblico di Manfredonia del Carnevale, quali sono le vostre aspettative per questa sfilata? Ci aspettiamo un altro grande carnevale. Domenica prossima ci sono i carri. Penso che sia più bello degli altri anni questo, dopo tante esperienze, tanti anni, tante edizioni, insomma, ne sono tante. I vostri bambini partecipano? Sì, mio figlio sta nella banda del Gian Tommaso Giordani, sono il clarinetto. Allora chiediamo un po' le opinioni del pubblico di Manfredonia. Quali sono le vostre aspettative su questa sfilata di oggi, sulla sfilata delle meraviglie? Sono tante, Filippo, buongiorno a tutti innanzitutto. È sempre una cosa meravigliosa assistere a questa sfilata, mi riempie il cuore e sono felice. Le vostre impressioni? No, lei... Non parla! No, ha già detto tutto, ha detto. Ha fatto... Le vostre impressioni sul carnevale? Beh, sfilata delle meraviglie e quindi è una meraviglia. È una meraviglia, sì, io seguo tutto. L'aggettivo per descrivere questa giornata? Meravigliosa. Meravigliosa, sì. Bellissima. È motivo di orgoglio per noi, perché ce l'abbiamo solo noi di Manfredonia, quindi dobbiamo essere felici al 100%. Adesso sentiamo un po' le opinioni dei manfredoniani e del pubblico, cosa ne pensa del carnevale.
Quali sono le vostre opinioni? Cioè, cosa vi aspettate dal carnevale? Io sono contento, sono felice perché comunque sono bravi. Diciamo che l'organizzazione è giusta. Cosa vi aspettate dalla giornata di oggi, signora? Bella giornata. Sì. Lei cosa si aspetta? Di vedere una bellissima sfilata, perché i bambini sono meravigliosi. I gruppi, sia le maestre che i genitori, partecipano tanto. Quali sono le vostre impressioni sulla sfilata di oggi? Allora, buongiorno a tutti. Dopo una lunga preparazione da parte delle insegnanti, da parte delle mamme, delle nonne, oggi vediamo finalmente nelle strade di Manfredonia i bambini con i loro vestiti. Sono bellissimi tutti e cinque gli istituti comprensivi di Manfredonia, la scuola di Zapponeta, le palestre, le bande. C'è una bellissima giornata, tantissima gente, buon divertimento a tutti. Un aggettivo per descriverla questa giornata? Strepitosa, meravigliosa. Benvenuti a Manfredonia e viva Manfredonia.